Siamo con compagnia del portiere Stefano Russo, ecco la disfatta di Melfi, due gol in fotocopia da calcio d'angolo su cui tu davvero non potevi fare nulla. A me ha fatto sorridere sentire qualcuno diceva poteva uscire, ma dove dovevi uscire? In effetti sei stato comunque inoperoso per tutta la gara e non hai potuto fare granché. Sì, non credo che è il momento di andare a vedere un errore singolo, cioè io penso di aver fatto il massimo in quelle circostanze e credo che se abbiamo l'occasione giusta per rifarci di questa partita e niente, abbiamo archiviato quella di Melfi, sappiamo gli errori che abbiamo fatto e guardiamo avanti con ottimismo. Ecco, lo spirito che stai incarnando tu, penso lo stai incarnando anche gli altri calciatori, ecco, il momento di non fare drammi, come dicevi tu. È vero che adesso c'è la gara con il Lecce, una corazzata di questo girone, però il Lecce ha dimostrato, ecco, che in casa ha fatto questo passo falso contro la neopromossa Fidelistana, quindi non è imbattibile. Sì, sicuramente la prima giornata soprattutto ha fatto notare che è un campionato molto equilibrato, anche più dell'anno scorso, e quindi non c'è tanto da guardare l'avversario in programma sulla carta, ma c'è da entrare in campo partita dopo partita e dare il massimo perché si può vincere e perdere con chiunque. Come ti stai trovando qui a Castellammare? L'hai vista già in passato, perché ricordiamo, sei stata a Salerno, sei stata con la Nocerina, quindi l'ambiente più o meno campano lo conosci. Sì, conosco questo ambiente, chiaramente ogni posto ha le sue sfaccettature e caratteristiche diverse, io mi trovo molto bene e niente, chiaramente poi noi siamo qui per lavoro, per fare i professionisti e quindi mi auguro che vada tutto bene sul campo, poi la città ci sarà tempo di godersela. Ecco, hai preso l'eredità di un certo Pistei che l'anno scorso ha fatto davvero bene qui a Castellammare, ma non solo a Castellammare. Ricordiamo, è stato il portiere giovane votato più di una volta, il Lega Pro, il migliore, diciamo, della Lega Pro. Ecco, questa, senti un po' la pressione del fatto di dover far bene come ha fatto Matteo qui. Ma no, credo che ognuno di noi ha le sue qualità, le sue caratteristiche, l'importante è dare il massimo, metterle a disposizione della squadra, poi specialmente per il portiere molto dipende, insomma, da come va la squadra. Chiaramente io penso a dare il massimo, come ho già detto, e no, non sento nessuna pressione di questo tipo. Se dovessi mandare in questo momento un messaggio alla curva che comunque vi ha sostenuto per tutti i 90 minuti anche a Melfi, quale sarebbe? Sarebbe che, come hai detto te, non è il momento di fare drammi, è il momento di fare quadrato intorno a, cioè appunto noi, la società, la curva e di lottare tutti insieme per appunto partita dopo partita per cercare di tirare fuori il meglio di questa squadra.